osservate la mia parola, voi che avete il desiderio di sapere. Dalla mia bocca imparerete la storia del mandingo. Dalla mia parola conoscerete la storia dell'antenato del grande mandingo. La storia di colui partendo dall'est di un luogo tutti i paesi del cinema. Ascoltate la mia parola. Sto per parlarvi del figlio della donna bufala. La storia del figlio del leone. Sto per dirvi di Magan Sunyata, di Marijata, di Sogolongiata, di Nare Maganjata, l'uomo dei tanti nomi, contro i quali sortileggi non hanno avuto alcun potere. Vai, ascoltate. Sto per parlarvi di Sunyata, il padre del chiaro paese, il paese della savana, l'antenato di quelli che tendono gli arti, il signore di 100 re, da lui vinti e sottomessi. Ascoltate la mia parola. Sto per parlarvi di Sunyata Mandingera, leone del paese del Mandingo, chiamato anche Sogolongiata, figlio di Sogolo, chiamato Nare Maganjata, figlio di Nare Magan, chiamato Sogo Sogo, Simbo Salaba, l'eroe dei moltiplici nomi. Aprite le orecchie. Sto per parlarvi di Sunyata, le cui geste stupiranno gli uomini per molto tempo ancora, perché egli fu grande fra i re, e fu incomparabile tra gli uomini, e fu amato da Dio, e fu l'ultimo dei grandi conquistatori.